Salve, benvenuti o bentornati. Questo è un vlog. Prendetevi qualcosa da mangiare, da bere, non lo so. Giocate a carte, è un giochino mentre ascoltatemi. Perché non è un vlog dove vi mostrerò io che vado a fare cose strane, io che vado fuori da questa camera, in sostanza. Però mi andavo di girare un video. Dopo devo truccarmi, prepararmi perché devo girare effettivamente un video di quelli, tra virgolette, seri. Però nel mentre ho detto, ma io voglio anche farmi una chiacchierata con le mie ragazze, con i miei ragazzi. E quindi eccoci qua. Totalmente impreparata, l'ho fatto così di getto. Struccatissima, oscenissima. Ieri mi sono lavata i capelli e questo è il risultato. Ogni volta vi faccio vedere sta roba ed è sempre peggio. Forse però è meglio se me li sciolgo, perché non ho fatto in tempo a piastrarli. Come avrete potuto notare, ultimamente sono un po' assente dal canale e dai social in generale, perché se mi seguite soprattutto su Instagram, dove prima tipo boom boom boom, questa cosa l'avrete notata un po' di più. E quindi questo vlog era un po' per spiegarvi questa cosa che vi ho già spiegato a piccole dosi, però volevo proprio darvi questa bellissima rincaricata, non so neanche se è un termine italiano, comunque volevo spiegarvi meglio la situazione e parlarvi delle ultime novità. Quindi appunto questa sarà una bellissima chiacchierata. So che a voi piacciono tanto i video lunghi, i video dove parlo. Per editare e riascoltare il video è un dramma, però ce la faremo. Allora, per quanto riguarda appunto quello che sta succedendo, come vi ho detto, ho iniziato l'accademia a gennaio, è un'accademia di make-up, si chiama Studio 13 perché me lo state chiedendo in tantissime. Io volevo aspettare di avere un po' più di informazioni e fare un video fatto bene, invece no. Voi volete tutto subito? E quindi Studio 13 sta a Piazza Cavour, al centro di Roma. E quando mi sono iscritta, io pensavo di poter gestire le due cose in maniera un po' più equa, nel senso 50% e 50%. Siamo per iniziare il quarto mese, in tutto sono 8, quindi sono quasi a metà percorso. E mi sono resa conto già dai primi mesi che in realtà questa cosa del 50 e 50 non sarebbe mai potuta essere vera. Perché allora io fondamentalmente ho sempre dedicato la mia vita al make-up, ok, negli ultimi anni, però logicamente non è come fare il make-up artist in maniera professionale. Ho sempre fatto nel mio piccolo recensione prodotti, pubblicità, io che provo cose, poi ve lo dico, insomma, è sempre stato questo. Però fare il truccatore è tutto un altro mondo. Questo per dirvi che appunto io non mi aspettavo di essere assorbita, la parola giusta è questo, così tanto. Tant'è che quello che io faccio giornalmente, mi sveglio, vado in accademia, che già solo per andare in accademia la mattina, mezzi, cose, e devo cambiare un sacco di mezzi, è un casino, ci metto tipo un'ora, 4 ore lì in accademia, un'altra ora per tornare, quindi siamo già a 6 ore, già più della metà della giornata è andata via. Torno a casa e se ho da editare i video li edito, altrimenti li devo girare con questa faccia, quindi immaginate che meraviglia. Sistemare tutti i lavori che ho da fare al computer, documenti, la mia vita. Non l'avevo prima che, tra virgolette, stavo a casa, figuratevi adesso. L'unica cosa che mi salva e che mi salva parecchio per quanto riguarda la programmazione di video è il fatto che io sabato, domenica e lunedì, quindi 3 giorni su 7, li ho comunque liberi dall'accademia. Quindi in quei 3 giorni io in teoria, e adesso vi spiego perché dico in teoria, avrei il mio spazietto per i video. Questo weekend però sono stata più assente perché ci sono state le vacanze di Pasqua, non ho fatto nessun tipo di ponte logicamente all'accademia e quindi con il fatto che sono uscita tutti e 3 i giorni, sabato, domenica e lunedì, non sono mai stata a casa, non ho mai avuto tempo di girare i video. Per fortuna ne avevo alcuni pronti che avevo fatto extra. Questo è in breve per spiegarvi perché sono così assente, tra virgolette, perché comunque un video a settimana esce sempre sicuro a palla. In più i video, i vlog, quelli che vi faccio. Quindi sono abbastanza assorbita da queste due attività principali che ho nella mia vita. Tutto il resto diciamo che è un po' il contorno, quindi principalmente faccio queste due cose. Poi in più l'accademia non è che finisce lì. Io faccio le 4 ore, però poi a volte devo tornare il pomeriggio, fare delle cose a casa, degli esercizi a casa, esercitarmi, fare protesi, sculture, calchi, chi più ne ha più ne metta, quindi non è una cosa a sé che dici esci da là, non ci devi più pensare, anzi, io a volte non riesco a dormirci la notte per pensare a quello che devo fare. Non vorrei dirvi che all'inizio l'avevo presa un po' sotto gamba, perché non sarebbe il concetto preciso, non esprimerebbe al massimo quello che voglio dire, però sicuramente non l'avevo presa in maniera così forte, così d'impatto, come in realtà poi è stata. Quindi anche tutte le ragazze, i ragazzi che mi scrivono riguardo questa accademia per sapere, per capire un po' come si sviluppa, vi dico, sì, ci sono persone che sono nel corso con me, noi siamo 11, quasi la metà di queste lavorano, però
è faticoso, tanto tanto più faticoso di chi magari fa soltanto quello, cioè va soltanto in accademia come se andasse a scuola. Sicuramente sono due visioni diverse, due modi di lavorare, due approcci diversi. Io fortunatamente ho un lavoro che mi permette di stare a casa. Come sapete, ho lasciato la parte dell'estetica perché altrimenti davvero lì non vivevo più, oppure dovevo scegliere tra YouTube e l'estetica, e sicuro a palla avrei scelto YouTube, ma sempre e comunque per sempre nel cuore. E quindi questa è la mia vita. Ormai non mi trucco più, non mi faccio più la piastra a volte, come vedete. Io oggi sono andata in giro per tutta Roma con questi capelli, con questa faccia, perché poi che senso ha truccarmi la mattina, alzarmi prima, dormire di meno e poi arrivare lì che mi devo struccare? Quindi ci vado direttamente struccata, poi io sapete che non ho problemi a uscirci. E quindi sostanzialmente io mi trucco o quando devo uscire, appunto sabato, domenica, lunedì, oppure se devo girare un video con voi. Questi sono gli eventi speciali in cui mi trucco. Anche perché per quanti trucchi, quante cose di trucco e bla 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 facciamo ogni giorno, ho quasi un'indigestione. Però allora questo era un po' in sostanza per spiegarvi perché sicuramente mi vedrete più assente, meno coinvolta qui su YouTube, stra piena di cose da fare, anche se non sembrerebbe. Tipo anche adesso avrei altre 20.000 cose da fare, però ho detto mi prendo questo momento, faccio questo vlog parlato e spiego un po' la situazione. Anche perché, come vi ho spiegato in uno dei Get Ready With Me, forse l'ultimo che ho fatto dove avevo appena iniziato l'accademia, io non voglio lasciare e non ho voluto lasciare YouTube scoperto per 8 mesi, quindi tutti gli 8 dell'accademia, perché avrei potuto farlo, avrei potuto tranquillamente farlo, però per quale scopo? Visto che comunque è anche una valvola mia di sfogo, parlare con voi, fare video, mi piace da morire, altrimenti come vi dico sempre non lo farei, non lo avrei fatto e non avrei continuato. Altra cosa, l'accademia, col fatto che io ho iniziato a gennaio e non a settembre, logicamente c'è l'estate di mezzo, infatti io farò pausa di esattamente 18 giorni, se non 17, ad agosto, dal 10 al 28 di agosto, saranno i miei unici giorni di vacanza, perché poi a settembre, tutto il mese di settembre, ci sono, diciamo, la preparazione esami, recupero delle lezioni, quindi sarò impegnata appunto per tutto settembre, dal primissimo giorno di ottobre, io lo giuro qui adesso, davanti a tutti, tutti voi, che sarò completamente e per sempre vostra. Sicuramente dopo l'accademia magari mi capiterà di fare qualche lavoretto freelance, però non sarà mai così ingombrante come andare tutti i giorni alle lezioni. Come vi ho già detto, vi ho già spiegato, farò un get ready più avanti, magari lo giro domani, no, sabato, oggi è giovedì, così vi parlo un pochino meglio di quello che abbiamo fatto, le cose che abbiamo aggiunto, vi do qualche altro trucchetto, perché vedo che vi piacciono tanto. Quindi parliamo di un'altra cosa che non è, diciamo, importante come questa che vi ho appena spiegato, però è pur sempre importante. Prendiamo una penna per rendere il discorso più incisivo. Ho finalmente, raga, non mi sembra vero di potervelo dire, ho finalmente finito il tatuaggio sulla gamba, sul polpaccio, e non potete capire quanto io sia felice di questa cosa, perché non mi ricordo esattamente il giorno in cui ho iniziato. Sapete che io ho fatto prima le linee, poi le ho colorate, ma si parla di 2 mesi ogni volta, però penso più o meno il periodo sia stato questo, e quindi esattamente dopo un anno il percorso si è concluso. Adesso, se non sapete di cosa sto parlando, sicuramente non avrete visto il video dei tatuaggi, l'update, però appunto ho un tatuaggio di tutte di Principesse Disney, si chiama Sleeve, che è completamente tutto ricoperto, il polpaccio, e dovevo finire sostanzialmente di fare lo sfondo, però tra una cosa e un'altra, l'impegno mio della tatuatrice, non ci siamo mai coincise, siamo stati 4-5 mesi a cercare di prendere un appuntamento, questo per dirvi quanto sono cacchio impegnata, anche se non sembra, però io fortunatamente sono una persona molto organizzata, vivo con le cose scritte. Anche adesso stavo lavorando, stavo scrivendo, ecco mi è cascato tutto, dicevo, stavo scrivendo tutto perché, come sapete, ho la memoria molto corta e se non scrivo le cose è un casino. E quindi dicevo, siamo riusciti a finire questo coso 2 giorni fa. Adesso cercherò di fare una mossa atletica e farvi vedere questa gamba. Ecco, così più o meno si intravede qualcosa. Abbiamo finito lo sfondo, in realtà nella parte dietro, perché qui davanti già c'era. E quindi prontissimi, oddio, prontissimi, quasi pronti per l'estate. Vi dico quasi pronti perché, come sapete, io mi sono operata un anno e mezzo fa, ho fatto la sleeve gastrectomy, che sarebbe la riduzione dello stomaco. Io prima pesavo più di 100 kg, adesso logicamente sono quasi arrivata al mio peso esatto, no? Calcolando l'altezza e l'età. Però mi mancano ancora quei dannati
5-6 kg che vi avevo detto anche qualche mese fa, che però non sono ancora riuscita a perdere. Non perché io li stia riprendendo, perché una delle cose di cui avevo parlato con il dottore che mi aveva spiegato è che tantissime persone, dopo aver perso tanti chili, io ne ho persi quasi 50, hanno sempre paura poi di riprenderli. La guarigione assoluta dall'obesità, qualsiasi altro tipo di patologia che porta al sovrappeso, è comunque di 5 anni, ne ho passati quasi un anno e mezzo, mi manca ancora. E ho notato che ultimamente il peso si sta comunque stabilizzando, da che ne perdevo dagli 1 ai 3 quasi a settimana, adesso è molto meglio, anche per rispondere a chi mi diceva: oh mio Dio, ma adesso come farai a perdere i chili finché non scomparirai? No, non è vero, perché a un certo punto, quando il grasso non c'è più, non c'è più sostanza in eccesso da bruciare. In più sto anche ricominciando a mangiare in maniera un po' più normale. Guardate il mio gesto, perché normale è un parolone, quello penso ormai mai più. Comunque lo stomaco è un muscolo, quindi se lo riallargate, se mangiate troppo, più del dovuto, più di quello che riuscite, comunque poi si riallarga. Magari non torna alle dimensioni originali, però si riallarga e quindi mangiate di più e quindi riprendete magari qualche chilo. Io per fortuna ho fatto il ricovero da poco, lo sapete, è andato tutto bene, non ho nessun tipo di problemi, ma io non li ho mai avuti fortunatamente, e mi ha detto che lo stomaco è comunque rimasto bene, ma questa cosa la sento anch'io, perché quello che riesco a mangiare è davvero una caccolina. Però io sapete anche che per i primi mesi ho fatto attività sportiva, poi non l'ho più fatta e questo è molto male, però io purtroppo sono molto pigra. Quindi ultimamente, riuscendo a mangiare qualcosina di più e non facendo attività sportiva, non perdo come prima. Quindi per buttare giù questi ultimi chili devo darli giù anche di attività sportiva. Adesso fortunatamente stanno arrivando le belle giornate, quindi è capitato proprio giusto. Adesso vorrei anche ricominciare ad andare, in realtà semplicemente a camminare, perché una delle cose migliori, se non volete iscrivervi in palestra, non ve lo potete permettere, non avete tempo, è andare a camminare. È anche meglio della corsa, perché così non affaticate nessun tipo di organo, nel cuore, nei polmoni. Camminate abbastanza veloci, io cammino veloce anche soltanto per passeggiare, quindi quando mi ci metto cammino veloce, quasi una mezza corsetta. Facendo quella, oh, l'altro giorno mi sono fatta 10-11 km, quindi è già un buon inizio. Logicamente non riuscirò ad andarci tutti i giorni per quello che vi ho spiegato prima. Quindi, questo è per avvertirvi che Ilaria ricomincerà anche a fare attività sportiva. E quindi, se mi seguite e mi seguirete poi su Instagram, vedrete anche questo nuovo lato un po' più healthy, visto che appunto non è che io stessi o stia mangiando male, però mi sono un po' adagiata sugli allori, che in realtà è sbagliato. So che non riprenderò mai tutti i chili di prima, perché sarei proprio una persona stupida, stupida, stupida. Quindi la cosa è che devo ricominciare semplicemente a fare attività fisica. Queste, diciamo che sono le tre cose che dovevo dirvi. Spero di non avervi ammorbato troppo. Quest'ultima parte la voglio dedicare a farvi vedere dei prodottini. Sono due prodottini che ho preso su Octoly, non è una collaborazione. Ci tengo a farveli vedere perché col fatto appunto dell'accademia, ultimamente io mi strucco, mi trucco, mi strucco e mi trucco, e la pelle ne sta un po' soffrendo, perché ho la pelle molto molto sensibile, e quindi sto cercando di incrementare il cassetto skincare per aiutarmi un pochino. E quindi ho preso questi due prodottini qua. Allora, questo qui è della Clinique ed è un tonico. Ce ne sono diversi di questa linea. Io ho preso il numero 3, che è quello per pelli miste grasse. La boccetta è fantastica, ci sono 200 ml di prodotto, e appunto, come sapete, il tonico è uno dei step fondamentali. Anche se siete struccate, la sera vi dovete sempre passare un po' di tonico, perché toglie proprio lo strato di smog, di sporco che prendete fuori, e soprattutto se vi siete truccate, questo dopo lo struccaggio è fondamentale, idem. Quindi ho voluto provare questo. L'unica pecca è che non avevo letto gli ingredienti. Io non sono fissata con l'inci, è proprio tra gli ingredienti che ci sta l'alcol, anzi come secondo ingrediente. Ciò vuol dire che il quantitativo è comunque alto. Infatti, il primo giorno che io ho aperto, come vedete, l'ho provato, ho fatto così, ho detto: minchia, non avevo valutato il fattore alcol, perché ci sono tonici con e tonici senza. Quello che io uso giornalmente di solito è senza alcol, infatti non mi dà nessun tipo di problema, però come dicevo, la pelle è sensibile, e questo, prima volta che l'ho messo, non mi ha arrossato la pelle, è proprio che sentivo mi bruciava, sentivo che comunque aveva una componente alcolica. Quindi
Quindi l'unico fatto è questo. Se siete un po' sensibili, magari vi consiglio quello per pelli sensibili. Ho fatto un po' la cavolata. Però per il resto non è male, cioè toglie che è una meraviglia, quello vi toglie qualsiasi cosa. E altro prodotto è della Darphin, è questa maschera, sempre per il fattore skincare. Ed è una maschera illuminante che è divisa in due step. Una appunto è l'illuminazione e una è l'idratazione. La cosa fighissima che mi ha colpito di questa maschera è che una volta aperta, vi faccio vedere, c'ha proprio i due step e sono proprio divise in queste vaschette. Quindi voi andate, togliete e è fatto così, tipo Ying e Yang. Non l'ho ancora provata, quindi non vi so dire, però sicuramente più avanti vi farò sapere qualcosina, perché mi incuriosisce parecchio. E niente, quindi questi erano i due prodottini che volevo farvi vedere. Ripeto, spero di non avervi annoiato, era davvero un video che, tra virgolette, mi è uscito dal cuore, cioè è proprio una cosa che volevo condividere, un discorso che volevo fare con voi e che volevo chiarire, così almeno l'abbiamo spuntato dalla lista. Io vi mando un grosso bacione, vi lascio la vostra giornata e ci vediamo molto presto in un nuovo video. Mi impegnerò per voi. Ciao!